11 ottobre 2013. Muore a Roma Erich Priebke. Nato a Berlino 100 anni prima, nel 1933 aderì al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi e nel 1936 entrò a far parte della Gestapo, la polizia segreta del Terzo Reich. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale rimase sempre in Italia. Capitano delle SS, partecipò all'organizzazione e all'esecuzione del massacro delle fosse ardeatine il 24 marzo 1944. Arrestato dagli alleati, riuscì a fuggire in Argentina sottraendosi alla cattura disposta dall'autorità giudiziaria quale coimputato nel processo Kappler. Rintracciato nel 1994 da una troupe televisiva statunitense, fu arrestato e estradato in Italia. Nel 1998 la Corte d'Appello militare lo condannò all'ergastolo. L'anno successivo uscì dal carcere per scontare la pena agli arresti domiciliari. Dal 2009 gli venne concesso il permesso per alcune ore alla settimana d'uscire dalla sua abitazione romana per andare a messa in farmacia e a fare la spesa. Il 16 ottobre 2013, 5 giorni dopo il suo decesso, cadeva il 70° anniversario della deportazione degli ebrei di Roma. Di fronte alla morte di Priebke non si piange e non si ride, disse il presidente della comunità ebraica capitolina Riccardo Pacifici, perché in nessuno dei due casi le vittime potrebbero tornare in vita. Resta l'amarezza per una figura che non si è mai pentita per il sangue che ha versato. Le sue vittime lo attendono lassù nella speranza che ci sia giustizia divina. Il vicariato negò lo svolgimento delle esequie in tutte le chiese di Roma. Il codice di diritto canonico al canone 1184 stabilisce che per evitare il pubblico scandalo dei fedeli, i funerali possono essere negati ai peccatori manifesti se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento.